Eccoci tornati nella seconda parte di Osso Corse la settimana, sempre in collegamento con Piero Larisa di motorionline.com. Ecco Piero, in chiusura di Formula 1 parliamo di Alpine, perché il CEO Lorenzo Rossi ha dato il via appunto al cambiamento sostanziale della squadra dopo l'addio di Marcin Butkowski, ormai ex team principal alla scuderia francese nel 2022. Non conterà più neanche su Alain Prost, l'ex pilota, ricordiamo, di Formula 1 e 4 volte campione del mondo. Ecco, che ne pensi? Come ti dicevo prima, per quel che riguarda Aston Martin, per fortuna ecco, ci sono questi cambi dal punto di vista del management, perché almeno rendono ecco, meno triste ecco, la pausa invernale, però è chiaro che è un cambiamento importante perché ricorderai ecco, che Butkowski fu strappato addirittura alla federazione, quindi si crearono anche dei casi qualche anno fa, ecco, quando l'allora Renault ecco, riuscì ad avere ecco Budkowski. E ora bisognerà capire ecco quando verrà annunciato Zaffnauer, perché come dicevamo poc'anzi parlando dell'Aston Martin sembra praticamente fatto ecco il passaggio di Zaffnauer all'Alpine, l'Alpine che ha fatto meno, quindi si è privata ecco di una figura importante come era quella di Alain Prost. Tra l'altro Prost, ricordiamo, come pilota è cresciuto appunto in Renault, però sappiamo benissimo come non aveva ecco, nessuna capacità decisionale appunto nella scuderia francese. Lo stesso Prost che si è tolto ecco, dei sassolini per come è stata ecco, trattata la news sul suo addio all'Alpine, quindi anche l'Alpine ha deciso di cambiare pagina, di cambiare registro e staremo a vedere poi come si evolverà dal punto di vista delle prestazioni in pista, perché poi alla fine Riccardo passa tutto dalle prestazioni in pista. Ecco, chiudiamo la nostra chiacchierata, chiaramente parlando di anche MotoGP, no? Perché sicuramente un ruolo da protagonista, magari non da subito, lo dovrà fare Danilo Petrucci, perché lo abbiamo visto, insomma, impegnato nella Dakar, purtroppo ha dovuto, insomma, ritirarsi inizialmente dalla competizione e si è visto un Petrucci diverso, no? Anche per quanto riguarda il risolvere delle problematiche relative alla sua moto e la cattiveria anche nel tornare in una competizione di questo tipo. È pronto chiaramente anche a fare le valigie Petrucci, a sbarcare negli Stati Uniti, dove lo attenderà la Moto America. E diciamo che dunque in Portogallo, per prendere parte ai test del Superbike dall'8 al 9 febbraio, a bordo di una Ducati Panigale V4 riprenderà la pista vera e propria. Ecco, che ne pensi del ruolo di Petrucci dal 2023 ormai praticamente? Ma guarda, innanzitutto parlando della Dakar è stata una bella pagina ecco, di sport. Sappiamo benissimo come la Dakar sia una sfida impegnativa, la potremmo definire una lotta per la sopravvivenza, visto comunque il percorso a cui devono far fronte i piloti, ed è stata una bella pagina, come dicevo, di sport e di riscatto anche personale per lo stesso Petrucci, che poi comunque ci ha dettagliato ecco, nel suo diario di bordo, ecco, soprattutto sui social, ecco, con i video che l'hanno visto protagonista lì con i bambini, quando i bambini si sono avvicinati alla sua moto e lui gli ha fatto toccare appunto la moto, quindi le varie manopole. Quindi è stata una bella pagina, una pagina di riscatto, e speriamo che possa ritagliarsi, ecco, le sue soddisfazioni nelle sue prossime avventure motoristiche, chissà di rivederlo quanto prima anche protagonista in MotoGP, perché comunque è un pilota di talento. Assolutamente, anche per lui la carta d'identità chiaramente
Non è più floridissima, però chiaramente il talento lo sappiamo, alziamo le mani dove magari c'è talento come quello visto da Valentino Rossi ormai fino a questa stagione. E, per chiudere, parlando di un l'autoritorno invece, quello di Marc Marquez, che è tornato appunto nei primi test stagionali, ha pubblicato anche un tweet proprio su questo, ha provato appunto la sua Honda RC 213 VS, e ha girato a Portimão insieme al fratello, 65 giri per lui, sicuramente un bel messaggio ai tifosi, ma soprattutto devo dire un bel messaggio e un messaggio diretto ai suoi avversari. Beh, conosciamo bene la verve, la tempra di Marc Marquez, quindi non deve assolutamente sorprendere questo suo ritorno, perché conosciamo bene come Marc sia un autentico guerriero, quindi assolutamente non si è dato per vinto, nonostante il calvario che ha dovuto patire negli ultimi 2 anni. Lo scorso anno è tornato e ha vinto anche delle gare facendo delle prestazioni straordinarie, quindi secondo me, se trova il giusto feeling e la giusta continuità, può essere assolutamente protagonista per quel che riguarda la contesa e i ridati. Ecco, e appunto poi ad aggiungere, no, queste sue prime immagini ci sono i primi test stagionali a Sepang per la MotoGP, dove si unirà appunto ai suoi colleghi. Ecco, qui un telegramma, no, fa riaprire la discussione che abbiamo aperto con la Formula 1, l'importanza dei test stagionali in questo caso. Beh, forse dal punto di vista della MotoGP ci sono più test, quindi c'è più possibilità anche durante la stagione per i piloti di cimentarsi, quindi di riuscire a trovare quel feeling che non è stato trovato al 100%. Quindi sicuramente sarà molto importante per vari piloti, uno su tutti appunto Marquez, riuscire a trovare quel feeling che purtroppo negli ultimi 2 anni ha trovato a fatica a causa appunto degli infortuni che hanno caratterizzato la sua ultima parte di carriera. Però ormai ci siamo, Riccardo, mancano sempre meno giorni, e se il mondiale di MotoGP, che è quello di Formula 1, entreranno sempre più nel vivo. Anzi, in MotoGP ci sono state già le prime presentazioni. Esatto, e presentazioni che tra poco arriveranno anche per la Formula 1 con l'apertura delle danze di Ferrari e poi subito dopo tutte le altre. Grazie però del consueto appuntamento settimanale, ci iniziamo ad avvicinare ai mesi e alle settimane calde del motorsport. Grazie e buon lavoro. Sì, ormai manca sempre, sempre meno. Un buon lavoro a te, Riccardo, alla redazione di Cusano Italia TV e a tutti i telespettatori. Buon proseguimento di settimana e di serata. A presto, ciao. E ringrazio appunto Piero Ladisa di motorionline.com. Ora invece cambiamo decisamente argomento perché parliamo di mobilità di tutti i giorni, delle nuove presentazioni appunto su strada da parte dei marchi principali, dove troveremo insomma i nuovi modelli anche che usciranno sul mercato del nostro paese. Ormai le case automobilistiche, come del resto anche la Formula 1, si stanno proiettando sempre più verso insomma, i combustibili, non più verso i combustibili fossili, ma verso la mobilità elettrica. Questo è anche espresso da Audi e dai dirigenti di Audi, che dal 2023, dal 2025 vorranno appunto puntare solo ed esclusivamente, o meglio, la maggior parte delle loro produzioni proprio sulla mobilità elettrica. Noi con Rosso Corse torniamo nel consueto appuntamento quotidiano. Vi lascio alla mobilità sostenibile e di tutti i giorni. Intanto un buon proseguimento di giornata da Riccardo Borghi.
La chiusura del 2021 rappresenta per Citroën l'occasione per fare il punto sull'offensiva di elettrificazione iniziata solo 2 anni fa, nel 2019, con il lancio della C5 Aircross Hybrid Plug-in. Il piano prevede un'offerta diversificata per rispondere alle varie esigenze della mobilità, da quelle dei 14enni fino a quella dei professionisti del trasporto, con due diversi approcci, 100% elettrico o ibrido plug-in. Quindi sempre con veicoli dotati di una spina per la ricarica. Un primo traguardo la casa francese l'ha raggiunto rispettando i tempi previsti. Ha ultimato l'elettrificazione della gamma di veicoli commerciali, attualmente composta da e-Jumpy elettrico, e-Jumper elettrico ed e-Berlingo van elettrico, ai quali si è recentemente aggiunta la piccola Miami Cargo. Allestita per le piccole e rapide consegne dell'ultimo miglio, con uno spazio di stoccaggio modulare di 260 litri al posto del sedile del passeggero. Se l'offerta ibrida è stata ampliata con l'arrivo della nuova C5X Hybrid Plug-in, l'ammiraglia dalla silhouette innovativa, le proposte 100% elettriche sono già in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza, con modelli equipaggiati con batterie da 50 kWh, in grado di assicurare fino a 357 km di autonomia e ricariche fino all'80% in mezz'ora, a patto di poter disporre delle infrastrutture adeguate. Il panorama comprende la EC4 elettrica, le Space Tourer, il van che può portare fino a 9 persone, e le Berlingo elettrico, disponibile in due lunghezze, che può ospitare fino a 7 persone, senza dimenticare la piccola e anticonformista AMI, che con la formula con un canone 19,90 € al mese è diventata protagonista del mercato. Oltre che del nostro prossimo servizio che mette a confronto tutti i veicoli per la micromobilità urbana. Per molti anni lo scooter ha rappresentato l'unico veicolo veramente a misura di città, ma con l'avvento dell'elettrificazione l'offerta si è ampliata. Lo scooter adesso è disponibile anche in versione più green, come il Seat Mo 125. Si aggiunge poi il quadriciclo leggero, anche questo in versione elettrica, come Citroën AMI. E poi ci sono le ultime due tendenze di questo momento: il monopattino elettrico, in questo caso abbiamo il Seat Mo 65, e l'e-bike, rappresentata in questo caso da Fantic Issimo. Abbiamo organizzato un confronto per mettere alla prova questi quattro veicoli sul loro terreno quotidiano. Partiremo dalla redazione di Due Ruote a Rozzano, nella zona sud di Milano, per raggiungere il quartiere fieristico di Ropero alla periferia ovest. La prova sarà divisa in due manche. Nella prima il quadriciclo leggero sfiderà lo scooter, mentre nella seconda il monopattino elettrico si confronterà con l'e-bike. La distanza in linea d'aria è di circa 20 km, ma i percorsi sono diversi per consentire a ogni veicolo di mettere in mostra le proprie qualità. Giusto il tempo di indossare l'abbigliamento tecnico in versione urban per lo scooter e allacciare la cintura di sicurezza e siamo pronti per partire. Il cronometro parte da questo momento. La prima manche prevede percorsi identici per i due veicoli, con un primo tratto caratterizzato da una lunga serie di semafori. L'AMI ha una velocità limitata per legge a 45 km orari, mentre in questo tratto lo scooter può viaggiare a 50 all'ora, 5 km in più che bastano dopo un paio di chilometri a prendere un incrocio di vantaggio. Ma è solo l'inizio, perché sui viali della circonvallazione il divario è aumentato dalle normative che separano i due veicoli. Una volta raggiunta la meta, torniamo in redazione senza fretta e in metropolitana. Per ottenere condizioni di traffico compatibili con quelle della prima manche, dobbiamo infatti aspettare il tardo pomeriggio. L'ora di punta pomeridiana si avvicina.
È il momento di prepararsi per la seconda parte del confronto e partire. Il cronometro è ripartito. Questa volta i percorsi hanno caratteristiche e lunghezze del tutto differenti, soprattutto nella prima parte della prova. Le strade si separano già alla prima rotatoria. La e-bike procede direttamente verso il centro, raccordando qualche tratto di pista ciclabile, mentre Marco raggiunge la più vicina stazione della metropolitana, dove ripiega il monopattino e sale sul primo treno, e in 9 minuti copre i 6 km a una velocità media di 40 km orari. Doppia rispetto a quella massima del MO 65. All'uscita della metropolitana la sfida riprende ad armi pari, con itinerari differenti che transitano dal cuore della città, con tutte le sue insidie. La luce cala rapidamente e gli ultimi chilometri verso il quartiere fieristico sono percorsi al buio. La e-bike è la prima a tagliare il traguardo e per chiudere il confronto bisogna aspettare ancora 10 minuti. Come si può vedere, il sole è tramontato, ma anche la e-bike e il monopattino elettrico sono arrivati alla Fiera di Milano. Il nostro confronto si chiude qua. Ed ecco la classifica. Il monopattino Seat MO 65 ha percorso 26 km in 1 ora e 36 minuti. Al terzo posto c'è il Fantichissimo, che ha coperto 25 km e 7 in 1 ora e 26, preceduto dalla Citroën Ami, che ha impiegato 1 ora e 12 minuti per completare 23 km e 2, gli stessi che lo scooter Seat MO 125 ha portato a termine in 48 minuti. La sfida contro le due ruote da città non era semplice. La piccola Ami non ha vinto soprattutto a causa della limitazione di velocità imposta dalla legge, ma nelle fredde giornate invernali ha sicuramente un asso nella manica. Quattro ruote, un tetto e due porte possono fare la differenza in termini di conforto e sicurezza rispetto a uno scooter. L'unico appunto che si può muovere alla quarta generazione della Jazz è un look poco emozionale. Per contro, le si devono riconoscere una versatilità che non ha confronti nel segmento, una dotazione specialmente per quanto riguarda la sicurezza allo stato dell'arte e una motorizzazione ibrida fuori dal coro e molto efficiente. Ma andiamo con ordine. L'aspetto è moderno, ma non ha spunti che la differenziano dalla concorrenza, nonostante la possibilità dei vetri posteriori oscurati, della verniciatura bicolore e la disponibilità della variante Urban SUV denominata Cross Star, contraddistinta dalle finiture protettive nere sulle fiancate e dai mancorrenti sul tetto. L'abitacolo è spazioso e molto curato nelle finiture, moderno ma senza eccessi, e decisamente luminoso grazie al parabrezza esteso e ai montanti sottili. È bello il cruscotto digitale da 7 pollici ed efficace il sistema di infotainment con touchscreen da 9 pollici e navigatore di serie. E fin dal primo livello di equipaggiamento, la dotazione di serie offre anche climatizzatore automatico, sedili riscaldabili e il proverbiale sistema di ribaltamento del divano, che permette di reclinare completamente i semischienali per formare un piano unico col bagagliaio, oppure di sollevare i piani di seduta per sfruttare tutta l'altezza dell'abitacolo dal pavimento al tetto. L'abitabilità è tanta, più di quanto ci si può aspettare da un'auto che supera di poco i 4 metri di lunghezza, e dietro alloggiano comodamente anche passeggeri che superano il 1,80 m. Il bagagliaio ha una buona capacità nella configurazione minima, ma poi si può giocare a piacimento con i sedili per caricare qualsiasi cosa. Il fiore all'occhiello della Jazz è però la sicurezza. Ha addirittura 10 airbag, incluso quello tra i sedili anteriori, per evitare che conducente e passeggero sbattano uno contro l'altro negli urti laterali. E poi ci sono anche la frenata di emergenza, il cruise control adattivo, i sistemi di mantenimento della corsia e di riconoscimento della segnaletica stradale e altro ancora. Il 1500 a benzina è abbinato a due motori elettrici e ha una trasmissione a variazione continua. Ha tre modalità di funzionamento che si alternano automaticamente in funzione delle esigenze di marcia. Fino a 30-40 all'ora la Jazz si muove in modalità solo elettrica. Oltre quella velocità e fino a 80-90 all'ora le ruote continuano a essere azionate dai motori elettrici, ma il 1500 a benzina funziona solo come generatore di corrente, quindi la marcia continua ad essere fluidissima e il conforto acustico è molto elevato.
Oltre i 90 all'ora, invece, il motore termico aziona direttamente le ruote, i motori elettrici spingono solo quando serve e in queste condizioni la rumorosità aumenta, specialmente quando servono accelerazioni rapide. Tutto questo comunque permette consumi davvero bassi. In città si sta intorno ai 20 km litro e fuori, se non si esagera, si possono anche intravedere i 30 km litro. L'assetto è morbido e non invita a una guida brillante, anche se difficilmente si scompone, ma punta soprattutto sul comfort e in effetti in questo campo la Jazz non teme concorrenti. L'Euro NCAP è un ente europeo indipendente che da oltre 20 anni misura il livello di sicurezza delle auto nuove che si presentano sul mercato, in termini di protezione degli adulti e dei bambini all'interno dell'abitacolo dopo un incidente, della capacità delle vetture di attenuare i danni a pedoni e ciclisti in caso di investimento e dell'efficacia dei sistemi di aiuto alla guida nella prevenzione degli incidenti. Proprio questa voce sta assumendo ultimamente un peso sempre più rilevante per chi vuole ottenere il punteggio massimo, ovvero le 5 stelle. Nell'ultima sessione di test del 2021 sono stati esaminati 11 nuovi modelli e sono emersi alcuni risultati scontati, ma anche alcune sorprese negative. Partiamo dall'alto, cioè da chi ha ottenuto i voti migliori. La SUV elettrica BMW iX ha ricevuto le ambite 5 stelle per gli ottimi risultati nelle prove di urto laterale, proprio grazie alla dotazione di sistemi di assistenza alla guida, comprensiva anche del monitoraggio dell'attenzione del conducente. Sono 5 le stelle anche per l'ammiraglia a batterie della Mercedes, la EQS, che ha esibito ottime prestazioni in tutte le prove e che, come ci si poteva aspettare, vanta una dotazione di ADAS molto completa. Tra le regine di questa tornata di crash test c'è anche la nuova Nissan Qashqai, 5 stelle e ottimi punteggi in tutte le prove anche per lei, che ha addirittura ottenuto il punteggio più alto per l'efficacia del sistema di mantenimento della corsia. La nuova Skoda Fabia ha mostrato qualche pecca nella protezione della testa dei bambini e nell'escursione del passeggero anteriore negli ulti laterali, ma la dotazione completa e l'efficacia dei sistemi di assistenza alla guida le ha permesso di raggiungere comunque la massima valutazione. E ha raggiunto il massimo punteggio anche la multispazio Volkswagen Caddy, che ha la stessa dotazione di ADAS di una vettura tradizionale e ha mostrato qualche criticità solo nella protezione del torace e del femore in caso di urto frontale. Tra chi ha ottenuto i pieni voti, infine, ci sono le nuove Genesis G70 e GV70 prodotte dal brand di lusso della Hyundai e non ancora in vendita nel nostro paese. Hanno ricevuto punteggi elevati in tutte le aree esaminate dall'Euro NCAP, eccellendo soprattutto nelle prove di urto laterale e nella protezione dei bambini a bordo. A quota 4 stelle, quindi un gradino sotto le migliori, c'è la Fiat nuova 500 elettrica, che non ha raggiunto il massimo punteggio per qualche limite registrato nel campo della protezione dei pedoni e dei ciclisti e della sicurezza attiva. Lo stesso risultato finale della 500 è stato attribuito a un'altra elettrica, la cinese MG Marvel R, che si è comportata bene in tutte le prove, manifestando solo qualche piccola lacuna nella protezione del torace, del bacino e del collo in alcuni tipi di urto. Esiti negativi a sorpresa hanno invece penalizzato due francesi a batterie, la Dacia Spring e la Renault Zoe. La Dacia Spring, derivata da un progetto nato per il mercato cinese, ha ricevuto solo una stella per la poca protezione di torace, testa e collo e per la difficile apertura delle portiere dopo l'impatto. E anche la dotazione di sistemi di assistenza alla guida è stata giudicata troppo scarna. Ma peggio ancora ha fatto la Zoe, neppure una stella, non solo per la bassa valutazione della protezione degli occupanti, ma anche per l'offerta ridotta di sistemi di assistenza alla guida e per la poca protezione sia degli occupanti sia dei bambini.